Signori, benvenuti in una nuova puntata dell'Assiopolis. Per una volta non ho letto Subnautica, perfetto. Raga, nella scorsa puntata abbiamo sbloccato l'ametista e quindi il Tier 4 Mesh, con cui, vabbè, possiamo ottenere nuovi materiali, possiamo ottenere l'ametista, possiamo ottenere gold, silver, eccetera, eccetera, anche la roba della refined e così via dicendo. E abbiamo scoperto che purtroppo, ragazzotti, non abbiamo nessun'altra mod per creare energia se non, per l'appunto, la thermal. A me questa cosa non è che mi stia molto simpatica, anche perché andiamo a vedere. Frost Boiler, questa è la prima volta che lo vedo. Ah, c'è la versione boiler di ogni cosa per generare steam? Non ha molto senso, anche perché. Ok. Vabbè. Non mi. Perché? Okay. No. Allora, non mi smatic dynamo. Qua otteniamo energia dai coin. E per fare un coin, per esempio, se io dovessi. Allora, questo Twinite, no? Me dai 3, da un lingotto. Quindi, esatto. Allora, netherite 320.000. Bisognerebbe vedere. Vabbè, avendo poi una volta che abbiamo sbloccato per davvero tutta la, diciamo, la. Non mi viene il termine. La Mystical Agriculture in modo veramente significativo, allora non ci sarà più un problema. Qua stiamo farmando come degli zozzi l'Inferium Essence, cosa che ci servirà assolutamente adesso, perché abbiamo bisogno di molti materiali, ragazzotti. Tra l'altro andiamo a vedere quanta ametista ho 23 di ametista, noi le mettiamo, le schiaffiamo qui dentro per fare l'ametista shard, mentre qui dentro dovrei aver messo anche i filtri dell'oro e del silver. Quindi in teoria, molto in teoria, dovremmo aver fatto. Allora, aspetta un attimo, ma non è che per sbaglio, dico per sbaglio, mi rubo un ametista, ma in teoria dovremmo avere il filtro che gli manda le cose, quindi. No, infatti c'è, voglio dire. Ah, è solo estremamente lento. Se noi facciamo dust block, ok, solo con la da. Ok, perfetto. Molto bene. Ogni tanto mi dimentico le cose, raga. Sarà. È la vecchiaia, è la vecchiaia. Comunque, ragazzotti, abbiamo 3600 di nickel, 2009 di ferro, 2003 di tin, 2002 di copper, 1500 di lead. E ovviamente stiamo accumulando piano piano il silver e il gold. Dobbiamo stare attenti. Soprattutto perché praticamente noi non abbiamo uno storing infinito di là, abbiamo delle chest che comunque storano della roba molto importante, cioè molto numerosa, però effettivamente non è infinita. Potremmo effettivamente andare a fare le diamond chest in modo, o le gold, cioè vabbè, le diamond chest in generale, per, in modo da avere molto più spazio in uno spazio ridotto, cioè quindi sarebbe molto più interessante, ma non me ne frega un cazzo. Detto papale papale, quando avremo la refined, questo, tutte quelle chest spariranno completamente, quindi non avrà un senso logico andare a fare tutto ciò. Detto questo, ragazzuoli, andiamo a chiudere ovviamente tutte le varie capitoli, i vari capitoli che abbiamo già fatto. Idem con patate, adesso dobbiamo cercare di ottenere l'Echo Shard. Echo Shard che in teoria si ottiene andando a uccidere il Warden, mi pare, il nuovo boss, diciamo, del vanilla del modpack, sì. E vuole. Cos'è che voleva l'Echo Shard? Scusate, non ho fatto. Cioè, non ci ho fatto caso. Ah, l'Inferium Block setacciato. Allora, facciamone 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Facciamone un po' di Echo Shard, effettivamente. Allora, andiamo a buttare dentro tutta questa Inferium Essence. Facciamo così. E in teoria dovremmo mandare questo qui dentro. Non so però con quale percentuale lo stronzetto. Default chance 40%, però noi abbiamo l'upgrade, quindi in teoria le Echo Shard dovrebbero entrare in maniera significativa, perché 40% ce l'ha di base. Ma aspetta un attimo, ma non è che stiamo sbagliando qualcosa? Allora, Amethyst Mesh. Qua dovrebbe esserci il Purified bla bla bla, perché in teoria. Quartz Amethyst, ok. Purify the water,
Sì, infatti, no, no, dovremmo ottenere le... Sì, è tutto giusto. È tutto... Eccole qua, ecco, shard, ne abbiamo tre. Ok, va bene. Buono, ottimo. Ecco mesh. L'ecco mesh che è un tier 5 mesh. Tra l'altro possiamo incantarlo, interessante. Però abbiamo bisogno di almeno, per l'esattezza, 5. Eccole qua. Ma stiamo alla grande, ragazzuoli. Mandiamo alla grande. Ma veramente, ecco mesh. Raga, ecco mesh. Allora, Diamond Dust, andando a setacciare, bla bla bla, otteniamo... Scusate un attimo, no, Discord è chiuso, ho sentito una voce per un attimo. Ok, niente. Allora, ecco mesh, possiamo ottenere la Prosperity Shard andando a setacciare, andando a lavorare la Apatite tramite l'ecco mesh. Quindi, siccome l'ecco mesh comunque ha un bel po' di valori, cioè un bel po' di utilizzi, allora per il momento facciamo così. Però gli diciamo, guarda, svuotami il filtro perché abbiamo bisogno Diamond. Oh, raga, Diamond in the hall, Diamond in the hall. E ovviamente un diamante, una Diamond Dust, ci dà accesso a un diamante. Quindi facciamo così. Togliamo per adesso l'ametista per ottenere il nostro primo diamantollo. Allora andiamo a vedere se ne abbiamo ottenute delle altre. Manco per il cazzo. Sto notando che effettivamente ci servirà un sacco assurdo di... tra l'altro otteniamo anche l'Echo Shard. Interessante, ma anche la... Cicco. Ah, cicco. No, come esce Diamond Mesh? Ah, ma al 30% rispetto a comunque il 40% della Echo Shard. Oh, ancora così ieri. Madonna santa. Va bene. Stiga. Allora, tanto dovremo sicuramente ottenere un altro... Come si dice? Un altro... Non mi viene il termine. Un altro paio di diamanti, no? Lasciamo comunque il mondo FK fino a che non ne otteniamo. Ottimo, ne avevo ottenuto anche un'altra, tra l'altro. Altre due. Raga, ma vabbè, ma come andiamo, ragazzotti? Ma come andiamo? Siamo a 5. Perfetto. Allora, intanto ho aperto Discord perché per un attimo pensavo che fosse già aperto. Ottimo, facciamo fare il Diamond. Intanto Prosperity Shard invece. L'Apatite, ok, vabbè, l'Apatite è molto più easy, anche perché comunque... vabbè, dai, facciamogli lavorare per un attimo. Tanto, raga, una volta che si ottengono un paio di diamanti, possiamo fare il Diamond Seed. Vedete, questo qua, questo bellissimo, che però vuole, ok, vuole un po' di essenza per poter essere lavorato, però... Ragazzuoli cari, una volta che avremo a disposizione tutta l'essenza che ci serve... Non sarà più un problema. Allora, Prosperity Shard. Le Prosperity Shard le otteniamo al 10%. Per fortuna comunque abbiamo quell'upgrade che ci consente di ottenerla un po' più frequentemente. Minchia raga. Di quanto tempo avremo bisogno per fare una fottuta Prosperity Shard? Io non ho parole. Vabbè raga, taglio. Ok ragazzotti, abbiamo le Prosperity Shard, che ovviamente ci danno accesso alla Prosperity Gemstone. Quindi possiamo fare così. E così ottenere una Prosperity Gemstone. E infine l'Inferium Prosperity, l'Inferium Infusion Crystal. Che si fa molto easy peasy. Cioè si usano un po' di Inferium Essence. E poi si fa in questo modo. Perché solo tre, scusa? Mortacci. Una me ne manca. Sei serio? La pepi. Vabbè, in realtà non è un problema, perché tanto probabile lo otteniamo quasi subito. Vediamo. Col cazzo. Va bene, ragazzotti. Allora, andiamo a ottenere un bel paio di diamanti in più. Poi ovviamente quando avremo tutto ciò. Dai, però, per una Prosperity Shard mi stai facendo perdere così tanto tempo. Dai.
Porca miseria. Allora, facciamo una cosa, dato che possiamo fare effettivamente improve duration, improve everything upgrade. Ok, quella l'abbiamo già fatto. Qui dobbiamo fare le mortacci tua, però sei così dispendioso. Improved mesh upgrade. Che cosa fa di improved mesh upgrade? Mesh damage chains 20%, cioè. No, non questo. Quello basico. Dov'è? Specialized, no. Quello là, scusa. Dov'è? Star di everything. Ah, e noi possiamo fare l'improved, mi pare. Possiamo arrivare fino all'improved, no? Allora, duration modifier 0.8%. Faster. Additional chance output 20%. Consume chance 80%. Ah, sì? Però a me interessa magari quello esatto. No, l'improved. Scusa. Non ho capito. Allora, ah, il verde viene dopo. Ma infatti, minchia, raga, ma infatti non capivo. Ho detto, ma mentre questo, scusa. Questo è interessante. Però l'NL Star ovviamente dobbiamo un attimino aspettare per ottenerle. Ok, possiamo fare l'Infusion Crystal basico. Eccolo qua. Ottimo. Perché questo non c'è? No, non l'ha fatto. Ci vuole far fare tutti i passaggi, diciamo. The Next Essence. The Next Generation. Facciamo così. Otteniamo 9 Prudentium. Emerald Dust. Perché sta cosa schifosa? Cioè, perché... Perché sto crafting brutto come la morte? Cioè, per ottenere diamanti... Devo per forza di cose utilizzare il Prudentium. Cioè, gli smeraldi, volevo dire. Emerald Dust. Ovviamente ce ne serviranno 5, quindi... Bando alle ciance. Passiamo direttamente all'Emerald... come si dice. Però, effettivamente, siamo... Cioè, facciamo un po' i furbetti, no? Siccome comunque ci serve la Prudentium Essence, no? E comunque l'Infusion Crystal è un consumabile. Dobbiamo stare... Come, scusa? Sei un figlio di puttana. Sei veramente stronzo, guarda, quando ti comporti così, perché veramente, guarda, Allora, sono 4 per 3, 12. Quindi ne facciamo 12. Ok, ti rimando dentro, grazie. Poi facciamo così. Andiamo a prendere il diamond. Bim! Ovviamente crystallizer. Perfetto. Allora, di qua ovviamente io direi di andare a mandarci Infenium. Non so quanto effettivamente... Però aspetta, perché noi possiamo arrivare al secondo grado adesso. Perché abbiamo effettivamente tra le mani i diamonds. Quindi se noi facciamo come si dice strainer, possiamo fare allora quello giallo, però di questo tipo. 4 diamanti servono alla fine. Diamond, dai, uno ce l'abbiamo. Possiamo arrivare al quarto, ad averne altri due, grazie, molto molto gentile. Allora, vediamo se lui ha fatto un po' di... raga, ma quanto cazzo di energia vuoi, oh. 20.000, 40 RF su te ci mette 3 giorni. 3 giorni. 3. 3. Bedrock Infused Obsidian. Non voglio nemmeno sapere che cazzo sia la Bedrock Infused Obsidian, per ora, ovviamente. Oh, ci mancano essenzialmente un altro diamante dobbiamo fare. Vabbè, raga, taglio. Che raga, dovremmo avere tutto. Quindi, tipo, innanzitutto il Reinforced Output Upgrade, che comunque dovrebbe... questo. Dà al 60% l'additional output chance. Quindi, praticamente, ti dà un coso. Scusate, un coso in più. Nel frattempo, dovrebbe aver fatto tutti gli emerald che ci servono per fare il mesh. Quindi facciamo mesh e ti... Cioè, oggi abbiamo fatto la possibilità di fare un cioè il diamond mesh. Ovviamente andremo a fare il emerald mesh adesso. E abbiamo fatto anche l'eco mesh, che
Dai, raga, ci sta, ci sta, ci sta assolutamente. Qua dovremmo avere niente. Perché non abbiamo niente? Scusa tu. Ah, perché non stai prendendo? Ok, vai, prendi, 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 prendi. Ottimo. Allora, noi dobbiamo cercare di ottenere le cose, sta cosa, scusa. Come dovrei mettere la bedrock sopra lo strainer per... Non ho ben capito. Non ho memoria di questo posto. Allora, va bene, secondo me ci serve comunque andare nel Nether, secondo me. No, il Nether ce l'ho. Mi scusi, buon uomo, come dovrei... Esatto. Come dovrei fare esattamente? Non lo so. Allora, innanzitutto abbiamo il Blast Shield, no? Facciamo così. Prendiamo un bel po' di cobblestone. La schiaffiamo qui dentro e al Blast Shield gli diciamo di prendere gli oggetti da, cioè i liquidi da destra, dovrebbe, sì. So che ovviamente non andando a mettere il cavo energetico al Magma Crucible, prima o poi si bloccherà. Ottimo, perfetto. Ok, il Blast Shield ci dovrebbe dare l'accesso all'ossidiana, quindi dobbiamo di nuovo aspettare un pochettino. Mannaggia santa, raga, dai, veramente. Ma porca puttana. Allora, per fortuna, la cobblestone dovrebbe darci... Dovrebbe darci un secchio di lava. E un secchio di lava ci dà un coso di obsidian attraverso il Blast Chiller. Ok, raga, mi tocca aspettare, raga. Non posso farci niente perché comunque... Il Magma Crucible non è potenziato al massimo. Perché questo, scusa? No, scusa, dammi qua. E tu, magari tu, tipo, prendo. Solo per oggi. Che cazzo, 320? Vabbè, abbiamo due Steam Dynamo che comunque producono 160, quindi effettivamente... Vabbè, aspettiamo un po', raga. Raga, è passato un sacco di tempo, ma un sacco di tempo. Arriverò anche a spiegarvi un po' di cose che effettivamente avete appena intravisto. In poche parole, ragazzotti, il problema era l'energia. Energia che ho provato inizialmente ad utilizzare cioè gli Stirling Dynamo senza l'utilizzo dello Steam, ed era una cagata. Era una cagata semplicemente perché... abbiamo la fornace sì che è veloce perché abbiamo la Diamond Furnace sopra che comunque ci aiuta a fare tutto ciò. Adesso mi passo in rassegna un po' tutto. Qua in live, praticamente una live abbastanza diciamo improvvisa perché effettivamente non era né programmata né niente, avevamo messo praticamente tutti gli Steam Dynamo, gli Stirling Dynamo anzi, che praticamente generano energia direttamente dal Coal, dal Charcoal o quello che volete. Però il discorso è questo, raga. Purtroppo, allora, a parte che ne ho fatti tanti, ne ho fatti veramente tanti, ma in ogni caso anche... avendone fatti di meno non cambiava la situazione, anche se io ne faccio di meno non cambia la situazione perché comunque lui consuma direttamente il coal e quindi cosa succede? Consumando direttamente il coal lui in poche parole non riesce a riempire con una fornace comunque con la velocità di questi botany pot che sono lenti come la merda. Ragazzi, ci mettono 1 minuto e 50 a fare un cazzo due log di merda. Io ho fatto tutti i conti particolari, diciamo, per riuscire a capire quanta legna stavamo producendo e quanta energia potessimo effettivamente produrre, ma in generale, ragazzi, sono veramente troppo lì, sono veramente, cioè,
Raga, io non ho parole, cioè non ho parole. Una cosa che si potrebbe fare effettivamente è quella di utilizzare magari diciamo i wood essence seed. Però il problema è che, raga, non abbiamo un metodo per poter raccogliere, cioè per poter farmare queste cose, e soprattutto non mi dà un se cioè non mi dà la percentuale di seme in più, capito? Non c'è quella cosa che ti dà un seme in più per sbaglio, capito? E quindi è un po' una ciofeca. E il Phytogenic Insulator comunque te ne dà sempre una di essenza. No, perché allora il problema è che se io dovessi farmare ogni seme della Mystical Agriculture in questo modo, praticamente per andare a fare delle farm, diciamo, strutturate bene, dovrei fare dei Phytogenic Insulator solo per un seme che mi dà un'essenza sola. E capite da voi che praticamente è una cosa che non può assolutamente funzionare. Soprattutto perché, allora, accelerando, andiamo in un loop, diciamo, continuo, no? Accelerando il Phytogenic Insulator andremo a ottenere più velocemente le risorse, ma comunque consumano più energia. Il problema, ragazzi, è che non abbiamo un'altra mod che praticamente come generatrice di energia. Abbiamo solamente la thermal, e la therma è estremamente indietro per quanto riguarda la generazione di energia, perché effettivamente per un early game può andare anche bene, cioè può andare benissimo, cioè ti fa quei 80 RF su Tika Dynamo, potenziandolo arrivi anche a fare 640, ma capite da voi che a noi ci piace quell'energia infinita, farmandola, ovviamente, cioè non è che così mi cade dal cielo il generatore infinito di energia, ma che ne so, tipo dovendo usare la legna, ora facciamo un esempio, dovendo usare il charcoal. Ok, farmo il charcoal, ho metodi per farmare il charcoal, cioè questo qua praticamente mi sta dicendo vai a farti un sacco di botta di pot, spammali e poi ti fai quanta energia vuoi. No, non ne ho voglia, assolutamente no, perché non esiste, cioè non. Allora, questo lo posso fare in. Cioè, e poi tra l'altro, raga, 1 minuto e 50 per ottenere due log, ok, che poi devono essere bruciati, cioè qui c'è una perdita di tempo allucinante, c'è una perdita di tempo allucinante. Non essendoci un'altra mod per generare energia, raga. A me veramente mi dispiace perché, boh, non lo so, mi sta alquanto sul culo. Però in ogni caso, raga, cercheremo di finire il gioco, di finire il modpack in questo modo. In ogni caso, qua abbiamo adesso un possibile, cioè un possibile nel senso che potremmo generare fino a, ok? 160 più 160 320 più 160 sono 360. No, che cosa sto dicendo? 320, 480. Più altri 80, che questo mi sono dimenticato praticamente di potenziarlo, arriviamo a 560. Quindi 560 RF su tick che comunque vanno bene, cioè non mi posso lamentare. Però vedete, il problema adesso sta già finendo il coso, no? Sta già finendo il charcoal. Abbiamo questi due che sono pieni, ok. Un charcoal mi va a durare 4 minuti, mi pare, no? 800 tick. No, dov'è? Ho perso conto. No, aspetta, l'ho fatto prima, scusa, allora. 40 per 20, cos'è 40 per 20? Ah, sì, 40 secondi. Cioè, raga, mi dura 40 secondi un charcoal, mi genera lo steam per 40 secondi. Allora, se noi andiamo a potenziare questi, raga, il charcoal viene consumato più in fretta, producendo più steam e tutto quello che volete, ma il charcoal comunque viene consumato più in fretta. Quindi non ha senso, non ha alcun senso, raga, cioè non ha senso. Cioè l'unica cosa da fare è praticamente qui dietro, probabilmente andrò a fare un'altra stanza dove spammerò completamente questi drawer qua, in modo da praticamente riuscire a fare più legna possibile e riuscire a mandarla in entrambi, cioè vedete 59, 60, 61. Cioè che poi andando a controllare le farmland, no? Tipo l'Insanium,
Insanio non è che la migliora di troppo la situazione, cioè la migliora di 20 secondi, di 20 secondi ragazzi, 20 secondi, cioè 21, perché 1,49 mi sembra che la genera normalmente, no? Ve lo faccio vedere, col mulch noi andiamo a produrre 1,49 e l'altro è 1,28, cioè di 21 secondi, mi fa risparmiare 21 secondi? Cioè, no, non, no, mi dispiace, ma no. A me di generare energia così, in modo così idiota, perché così idiota, perché comunque per i vari automatismi non mi puoi dare... C'è la refined che va a Stirling Dynamo, ma dove cazzo siamo nella 1.6? Cioè, ma stiamo scherzando, siamo nella 1.20, mi metti solo una mod che mi fa energia. Cioè, capite che... non ha senso la situazione. Comunque qua ho fatto un sistema automatico che mi consente di produrre l'inferium va qua, ma in questo compacting drawer diventa blocco, il blocco viene trasferito in questo drawer, questo qua lo manda qui dentro con un diamond mesh, qua c'è tutto l'autocrafting diamond mesh che ovviamente viene visto dalla Toms, ogni volta che finisce un diamond mesh praticamente lui me ne mette uno nuovo e così via. Noi abbiamo a questo punto del gioco 211 diamanti perché abbiamo l'autocrafting di qua che praticamente mi manda la diamond dust che trova con l'inferium block all'interno del crystallizer e me lo autocrafta in modo bellissimo, sexy e tanto tanto carino. Per quello, ragazzi, stavo dicendo, alla fine boh, non lo so, non so nemmeno se continuarlo il modpack, ragazzi, vi dico la verità, non mi sta entusiasmando più di tanto, perché a me non mi piace tornare indietro con le cose, a me piace guardare avanti, cioè nel senso fare dei generatori delle cose che comunque, cioè se tipo io faccio Coal, no? Non credo, cioè non c'è un generatore, un singolo generatore, tipo si potrebbe fare Coal Coke, ma dovresti comunque sprecare un macchinario, quindi consumare dell'energia che in teoria dovresti produrre per fare il Coal Coke, che dà 40.000 invece di 24.000, quindi sono 16.000 RF in più, cioè non è, capite che non è tipo da 24.000 stai passando a 100.000, cioè capite? Non è, se no uno sarebbe anche portato a dire mi faccio così, e tipo è questo il quello della fornace 32.000, ma mi sa che anche nello stealing mi fa, no, perché scusa mi fai più energia con quell'argument, come, ok, no, potrei farlo in teoria. Allora, vediamo un po', perché sarebbe curioso, certo, dammi magari due redstone torch, facciamo un paio, perché dipende magari dal grado della fornace potremo generare più o meno energia, vediamo, ok, tu stai generando energia, sì, mi generi... Allora, mi fai 32.000 RF, però con quanti... Ah, nei tick del cooking time della fornace, quindi praticamente lei mi sta facendo 120, questa fornace mi sta facendo 32.000 diviso 120. Questa fornace sta facendo 266 RF su tick. Cioè se io faccio 320, cioè 32.000 diviso 80, 400 RF su tick. Cioè ragazzi, c'è tutto quel casino. E alla fine bastava una cosa del genere. Vabbè ragazzi, penserò su, non so se continuare la serie in realtà ragazzi. Però poi ci penso un po' di tempo e vediamo. Ragazzi, io vi saluto qua, noi ci vediamo alla prossima puntata della Siopolis.